Dopo la vittoria a Torgiano, il Santa Sabina vuole tornare alla continuità di gioco e risultati contro il Via Larga Masciano in lotta per evitare i play-out. La gara del girone B di prima categoria in una giornata fredda ma soleggiata è diretta dal fischietto orvietano Biancalana. Dopo due minuti subito Vazzana diagonale para Mattelli in angolo. Al quindicesimo Vazzana serve Bura Malucchetti, poi nel tentativo di liberare colpisce la sua traversa. Al 34esimo angolo di Presiadeo, testa di Bura sotto misura sembra fatta, ma la palla va sul fondo, davvero occasionissima per i padroni di casa. Al 39esimo azione personale di Trequattrini, il migliore dei suoi, ma tiro debole, para facile Bucari. Minuto 41, Bura girata in pescato in fuorigioco e qui arrivano le proteste del pubblico anche abbastanza copiose. Dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi, ma nella ripresa che la gara si concretizza nel suo risultato finale. Doppio cambio per il Santa Sabina, dentro Brozzi per Belli ammonito e Arteaga per Montanelli. Negli ospiti Tassi prende il posto di Lucchetti e all'undicesimo il risultato si sblocca. Arachiri, vero e proprio del Via Larga, angolo di Presiadio, si impappina la difesa per Vazzana da due passi e gioco facile, spingere in rete. Al diciottesimo, bella azione dei padroni di casa, alla fine il destro di Santanicchia, un po' svirgolato, termina fuori. Ancora Vazzana scende a sinistra e crossa, ma Bura non riesce a colpire. Minuto 27, ancora occasione da angolo, ma la testa di Arteaga non c'entra il bersaglio. 32esimo Vazzana lancia Bura che solo davanti a Mattelli si fa ipnotizzare e spreca incredibilmente. Al 41esimo pregevole scambio, Bura, Santanicchia, Bura, ma per il numero 11 oggi non è giornata. 43esimo, cioè Trequattrini in area di rigore che si libera, ma la difesa in qualche modo salva. E al 46esimo arriva il 2-0 definitivo. Santanicchia, uno dei migliori della Santa Sabina, raccoglie il pallone in area di rigore e anche il meritato gol personale, infilando sul primo palo la porta difesa da Mattelli. Dunque vince meritatamente il Santa Sabina per 2-0, una gara bella nel secondo tempo, nel primo decisamente meno. Il Via Larga sicuramente ha avuto il torto, specialmente nella prima frazione, di non concretizzare un tiro verso la porta dei padroni di casa. Santa Sabina batte Via Larga 2-0. Mister Talli, vittoria meritata da parte del Santa Sabina, che già nel primo tempo aveva creato, poi alla fine la deve risolvere sempre Vazzana, o almeno inizialmente. Per fortuna, perché abbiamo questa fortuna che quest'anno sta facendo molto bene a livello realizzativo, però insomma, ecco, diciamo che nel nostro arco abbiamo diverse frecce a disposizione. Insomma, Bura ultimamente è sfortunato, non riesce a segnare, però le crea, e quindi gli dico di stare tranquillo che quando le crei prima o poi arriverà anche il suo momento. Eh sì, una partita comunque sia difficile, perché il Via Larga Marciano è una squadra che è venuta a giocare una partita difensiva e si sono difesi bene, e poi una volta fatto il vantaggio abbiamo avuto anche due o tre situazioni per raddoppiare. Però nel calcio, se poi non la chiudi, ci può anche stare che gli avversari ci abbiano un'occasione e te la pareggino. È andata bene che abbiamo fatto il secondo gol e abbiamo vinto, credo, meritatamente questa partita. Due nomi, Arteaga, che ha cambiato un po' l'inerzia offensiva del Santa Sabina nel secondo tempo, e Santanicchia, che ha creato il raddoppio, secondo me è stato il migliore in campo, ha spinto moltissimo su quella fascia già nel primo tempo, e poi se questa vittoria butta definitivamente, fatto il paio con quella di Torgiano, alle spalle il periodo di crisi. Ma sicuramente sì, Arteaga quando è entrato ci ha dato un grosso contributo per le sue caratteristiche, molto forte di testa, quindi il primo tempo sapevamo che giocavamo contro una squadra chiusa, quindi abbiamo scelto giocatori più tecnici per giocare palla a terra, e poi però c'è stato bisogno di lui e ci ha dato una grossa mano. Santanicchia sì, sicuramente è stato uno dei migliori in campo, ha fatto un'ottima partita, e il periodo, diciamo, brutto messo alle spalle ce lo auguriamo. Sicuramente le prestazioni non erano mancate nemmeno nelle due sconfitte in casa a fila che abbiamo avuto, però poi il calcio è fatto di episodi e lì eravamo andate in entrambe le partite sotto dopo pochi minuti, dopo la partita si era complicata e purtroppo l'abbiamo persa.
speriamo di aver messo alle spalle questo momento negativo, siamo ripartiti e adesso dobbiamo dare continuità, perché da qui alla fine chi darà più continuità arriverà in fondo. E poi il primo posto è a 3 punti, quindi è ancora tutto molto aperto, no? Ma sì, io dico sempre, noi guardiamo a noi stessi, pensiamo insomma a fare la nostra partita e il nostro risultato. Poi, essendo molte squadre, in pochi punti sicuramente ci saranno i scontri diretti, quindi ecco, via via, abbiamo visto anche oggi i punti davanti, chiunque li può perdere. E ripeto, come ho detto prima, chi sarà più continuo arriverà in fondo. Mister Calzoni, avete resistito un tempo, no, contro il Santa Sabina, forse proponendo un po' poco nella prima frazione e probabilmente una volta sbloccato il risultato avete concesso sì molto spazio, ma paradossalmente avete creato di più. Ma diciamo che comunque venire a giocare in pure il gioco qui a Santa Sabina con loro, e comunque sono una squadra molto tecnica, molta individualità, non è facile. Non abbiamo concesso tantissimo fino al gol del loro vantaggio, che comunque è stato un episodio da calcio piazzato su un rimpallo e anche un po' un pizzico di sfortuna che non ci voleva. Dopo sicuramente per recuperare lasci un po' più spazio, loro con l'esperienza che hanno, la gamba che hanno, ti mettono in difficoltà. Abbiamo avuto qualche buona palla per riaprirla, dove non siamo arrivati a riempire l'aria, abbiamo avuto una buona occasione con un tiro da fuori, dopo è normale che su una palla infilata loro sono riusciti a fare il secondo gol. Detto questo, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, sono stati in partita comunque fino alla fine, fino al 2-0 che è arrivato nei minuti finali, e ripartiamo da qui. Sicuramente noi dobbiamo rimboccarci le maniche e andare a lottare fino alla fine per rimanere in questa categoria.